quando riesci a raggiungere lo spazio sei già a metà strada verso l'infinito. Mi chiamo Mattia Barbarossa, ho 19 anni e sono il più giovane fondatore al mondo di un'azienda aerospaziale. Lo spazio rappresenta l'ultima frontiera ancora intatta dell'esplorazione umana e sono convinto che sarà la prima alba di una nuova era. A 13 anni ho tenuto la mia prima conferenza a un osservatorio astronomico in Basilicata, dove ho parlato dell'esplorazione dei corpi minori come asteroidi e comete, ad esempio la missione Rosetta. A 15 ho partecipato alla mia prima competizione internazionale tenuta dalla NASA sullo sviluppo di tecnologie importanti per l'esplorazione spaziale. Il primo prototipo ho dovuto stamparlo io in 3D, a mie spese, ma credo fermamente nel mio motto: la necessità è la madre delle arti. E chissà, forse potrebbe essere il motto di ogni Unbreakable. La mia arte è creare nuovi sistemi di trasporto interplanetario per veicoli e per satelliti. L'obiettivo è quello di sviluppare sistemi come il TEV, il Transorbital Expedition Vehicle, il primo satellite che abbiamo realizzato, in grado di trasportare carichi dallo spazio vicino fino potenzialmente alla Luna, solo utilizzando luce solare e corrente elettrica e acqua come propellente. Il mio obiettivo è quello di rendere lo spazio parte della vita quotidiana, perché le applicazioni sono infinite, dall'estrazione mineraria fino all'esplorazione, la comunicazione e il turismo, come fu il volo all'inizio del Novecento. Essere liberi di muoversi per me significa avere sempre gli strumenti necessari per soddisfare la nostra naturale curiosità, che poi è quello che ci rende veramente umani.